come funziona la BC Challenge, Chiara? Chiara? Tu? Ah, senti. La Giulia o... Vabbè, la Giulia. Qualcuno pesca un bigliettino e dice la lettera. E... con quel... E voi dovete trovare... Oh, grazie, va bene. Pronte? 3, 2, chiudi la porta, Ele, per piacere, che non sento. No, elemento. Aspetta, manca l'Ele. Perché c'è un gran rumore fuori. È buio. Ah, vabbè. Iniziamo, Ele? È perché era bollente. Vai. Iniziamo. 3, 2, 1, prima lettera. S come sasso. Chiara. Stalder. Stalder. Ok, vieni qua davanti che spieghi cos'è lo stalder. È un giro di pianta a gambe aperte. A parallela. A parallele con i piedi staccati in avanti. Esatto, come se fossi in squadra, tipo. Ok. Non lo facciamo vedere perché non stiamo a metterci paracalli. Metti più in il cubetto dalla riga. Dalla riga. Yes. Vai. Un punto, Chiara. Pronte? Seconda lettera. F. Aia, aspetta, mi sono sciata. Flick. Ok, questo lo possiamo far vedere. Ne facciamo uno per uno, velocissime? Dai! Un flick per uno non fa male a nessuno. Elena, la Melli che lo sta imparando, le braccia tese. Chiara. Sofì. Ole. Ok, un punto per Chiara P. Uno Chiara L, uno Chiara P. Pronta? Via. M. Melli! Vai. Cinque, quattro, 3, 2, 1, torna là. Via, via, via. Ele. Montone. Montone. È vero. Cosa? È un salto. Ele, lo vuoi far vedere? Fai vedere. Io non lo so fare. Aspetta. Diciamo che non è uno dei salti che si fa più spesso. Non l'ho mai fatto. Vai. Dai, dai, prova. Brava! Ok, montone ci si tocca con entrambe le punte, la testa, come un anello. Ok. D come dado. Dado. Vai. Divaricata. Divaricata. Cioè sia il salto divaricato, che sarebbe a trampolino, poi tipo il carpio. O se no la divaricata, che è tipo la spaccata. va bene, divaricato. È il salto a trampolino, ci sta. Ok, due punti, Chiara. Via. P. P di papà. Il pipistrello. Ah, pipistrello. Sì, non è proprio un elemento. Sì, è una sì, però è un esercizio di preparazione. Va bene, comunque esiste. Vuoi far vedere un pipistrello veloce? Vai. Bravissima. I pipistrelli li abbiamo fatti vedere nel video, scendi, della preparazione fisica parallele. Quindi se vi va, ve lo lasciamo qui in alto. Aspettate, pronti per la prossima lettera? Ah, via. Gran volta. Gran volta. C'era anche il gatto. Giro di pianta. Giro di pianta, giro di... Gran volta cos'è, Elena? Vieni a dirlo.
Tipo a parallele. Non tipo, a parallele. A parallele. Ok. Diciamo, da parte dalla verticale, fai tutto il giro col corpo teso, puoi farlo sia in avanti che in indietro, giusto? Bene, gran volta. Brava Elena. Quanto è Elena? Due? Due punti, ok. Aspetta, devo aggiungere. Prossimo. Via. T. T di Torino. No. 10. 9, 8, Teso, sì, salto teso, dopo magari ne vuoi far vedere uno? Io lo voglio fare io, facciamo, però non è montato, niente, no, non lo facciamo vedere oggi perché, no, è lo stesso, vabbè, dopo magari lo facciamo vedere alla fine, ok, teso, 3 punti Chiara, sei quella in vantaggio per ora. Via. Napoli. N di Napoli. La Meli fa le finte oggi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Niente. Andiamo avanti. Endo. Endo, vieni a spiegare che cos'è l'endo. Dai. È come lo starter, ma l'avanti. Esatto. Cioè, sì, cioè indietro e poi chiudi le gambe in verticale. Alle parallele. Alle parallele. Ok. Se volete proprio sapere, andate nella gara della Melli, che lei lo faccio niente. Endo. Brava Cata, primo punto per la Cata. R. Elena. Ruota. La R è la lettera, credo, con più cose in assoluto in ginnastica. Quindi adesso facciamo una cosa. Cioè, rovesciata avanti, rovesciata indietro, ruota, ruota senza, ribaltata, ribaltata senza mani, eccetera. Fate un giro in cui ognuna fa una cosa diversa con la R. Anche se il punto l'ha vinto Elena. Vai, Chiara. Ruota senza... Aspetta, aspetta, Cata. Vai, Ele. Ruota senza. Ribaltata a uno. Rovesciata indietro. Ruota. Melli, provi una rovesciata avanti o una ruota? Ruota. Ok. V di Valentina. 10, 9, verticale. Tutte insieme una verticale. 3, 2, 1, via. Oh Elena. Grazie Elenina per questa verticale. Ok. A. Avvitamento avanti. Avvitamento, vabbè, basta avvitamento. Avvitamento c'è avanti, indietro, uno solo, doppio, mezzo, eccetera. Ok? O. Dieci, nove, otto, sette, sei, quattro. Oscillazioni. Brave. No vabbè, non stiamo a farlo vedere. L'oscillazione è quando sei appesa. Vabbè sì, la faccio vedere. E no. E col corpo teso oscilli avanti e indietro, ok? C di casa. C di casa. Ele e Chiara. Cucchiaio. Cucchia. Aspetta, Melli c'era dopo. Capriola, mi piace di più. Cucchiaio non è proprio. Vai, fai vedere una bella capriola, Melli. Capriola. Capriola. Si parte così dalla capriola. Allora, io becca la disco che tra.
Ah. Super. Capriola. Un punto anche per la Melli. Bravissima. Pronti? Prossima lettera. L. L di... Lombari. Lombari. Se non c'è nient'altro te la do buona. Nessuna viene in mente niente? Anche questo non è proprio un elemento. Dai, fai vedere. I lombari sono questi qua. Stai dura con le gambe. Ok. Va bene, un punto anche per Sofì. Quante lettere mancano? Tre. B, scusa. B e Bascul. Bascul? Sì. Cos'è la Bascul? Vieni a spiegare. In avanti con il ginocchio sullo ostaggio e devi andare giù finché non hai la testa in giù e poi risalire dallo stesso lato. Ok, è come un dondolino praticamente appesa con un ginocchio, dondolo all'indietro e torno su in avanti. Quante ne mancano? Ferma. Tre. Solo tre, tre. E come siamo coi punti? La Chiara sta vincendo con 5 punti. 5 punti e la seconda è? L'altra Chiara e l'Elena con 3. Con 3. Dovete riprendervi, se volete vincere, se no vince Chiara. Pronte? I. Impugnata! Impugnata o impennata? Sì, sì, te la do giusto. Ok. Impugnata cosa c'è? Cos'è? Vieni a spiegarla. Posso farla? Sì. Perché non so spiegarla. Vai. È un giro prendendo la gamba. Impugnando la gamba. Brava Chiara. Comunque un altro punto, Chiara che va a 4, sta quasi raggiungendo l'altra Chiara. K. Keep. Keep, ok. Ma eravate tutte ferme nella K però, è partita solo lei, nessuna è partita dietro. Quindi. Sì, ma era così. Comunque la Keep, abbiamo fatto la... No, non la far vedere. Sì, mettiti. Abbiamo fatto il tutorial, quindi se vogliono si vanno a vedere il tutorial alle parallele. Lo mettiamo qua su, ok? L'ultima è la U. Ultima lettera U. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, 2 1 niente, stop. Quindi pari le due Chiare. Quindi le due Chiare pari, facciamo lo spareggio. Scelgo io una lettera a caso. Sì, solo voi due dovete dire. Ascoltatemi, dovete dire però un elemento che non è mai stato detto in questo video. Buono, no? Chiara, sei la vincitrice. 3 2 1 S. Dai. 3 2 1. Non mi viene in mente adesso. Chiara? Aspetta. 2 1 niente, ne dico un'altra. Tutte e due nel blu. Ho spaccato gli slanci. No, non vale. Ne dico un'altra. Chiara? Se anche questa è in parità è finita in parità. Pronti? 3, 2, 1, P. Aia! Ma dai. 3. Passo composto. Passo composto, ok. C'era anche il pennello. Ma è quello che volevo dire io. Ok, quindi vince Chiara Lanzi oggi. Vabbè, io sono seconda. Seconda Chiara. Ok. Arrabbiata? No. Ciao a tutti, ci rivediamo nel prossimo video. Lasciate un like, attivate la campanella per vedere se arrivano nuovi video. Scrivete nei commenti e basta. E attivate la campanella. L'ha già detto. Ciao. Ciao.